Salve a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata tecnica. Andremo ad aprire un argomento estremamente importante, ovvero quello della cronografia. Essendo questo un capitolo assolutamente complesso, ricco di dettagli, ricco di sfaccettature, lo dovrò suddividere in diverse puntate. Quindi oggi mi limiterò a fare una trattazione di base molto generica, e poi andremo a vedere quelli che sono i meccanismi che hanno il ruolo principale per quanto riguarda la cronografia. Allora, innanzitutto c'è da dire che i cronografi si suddividono in diverse macro categorie, ma per prima cosa voglio focalizzarmi su un aspetto. I cronografi che andremo a trattare in questo argomento sono gli orologi dotati di cronografo. Perché dico questo? Perché esistono anche alcuni cronografi che poi in gergo vengono definiti anche per sbaglio cronometri. Io ne ho recensito uno sul canale molto tempo fa, da tasca chiaramente, dei primi del Novecento. Questi cronografi o cronometri, come spesso vengono chiamati, in realtà si mettono in azione solo nel momento in cui viene azionata la cronografia, e dopodiché, una volta stoppata e resettata, l'orologio è fermo. Infatti, servono soltanto per cronometrare un lasso di tempo, ma non sono degli orologi. Quelli invece che andremo a vedere adesso sono degli orologi dotati di cronografo, ovvero degli orologi a tutti gli effetti, quindi con l'indicazione di ore, minuti, secondi continui. E poi c'è una funzione supplementare di una misurazione del tempo indipendente, ovvero abbiamo sempre una lancetta dei secondi che viene azionata a richiesta dell'utente e quindi stoppata e resettata. Spesso e volentieri c'è anche un contatore, quindi un sommatore di minuti cronografici, ovvero di ogni giro completo effettuato dalla lancetta dei secondi. Talvolta, non sempre, ma talvolta c'è anche un sommatore delle ore cronografiche. Quindi, come abbiamo detto, orologi dotati di cronografo. E i cronografi quindi si suddividono in diverse macro categorie, che saranno poi sviscerate per bene nelle prossime puntate, però vi voglio comunque preannunciare quelle principali. Allora, la prima macrocategoria va in base ai pulsanti della cronografia, ovvero monopulsante oppure a due pulsanti. I cronografi più datati, più semplici, erano monopulsanti, quindi abbiamo un solo pulsante che effettua lo start della cronografia, lo stop. Dopodiché avviene il reset. Con l'introduzione dei due pulsanti abbiamo start, stop, e poi possiamo scegliere se ripartire con la cronografia dal punto in cui eravamo rimasti oppure resettare. Quindi non siamo obbligati, una volta stoppato, a dover resettare per forza, come nel caso del monopulsante. Poi altre macro categorie sono quelle relative al tipo di smistamento, smistamento ruota colonne oppure camme e leve, al tipo di innesto della cronografia, quindi innesto laterale oppure innesto verticale. Poi dopo abbiamo la distinzione tra cronografi manuali, cronografi automatici, e di cronografi automatici a loro volta si possono suddividere in cronografi modulari o cronografi integrati. Quindi queste sono tutte cose che andremo a sviscerare più avanti nel corso delle varie puntate. Oggi comunque andremo a vedere, come ho detto, i principi di base, i meccanismi principali della cronografia. Quindi partiamo con la trattazione. Dunque, fatta questa premessa importante, oggi andremo a vedere gli elementi principali della cronografia per capire i concetti di base e vedremo le tre operazioni primarie, ovvero start, stop e reset. Per illustrarvi tutto ciò, come sempre, devo partire dalla configurazione più semplice. Quindi partiamo con un calibro a carica manuale, ad innesto laterale e senza sommatore minuti. Oggi non mi soffermerò a parlare della tipologia di smistamento, ruota colonne oppure camme leve, in quanto quello che andremo a vedere non fa differenza.
Allo stesso modo, per quanto riguarda monopulsante o due pulsanti, non importa. Ora vedremo dei tecnicismi che sono validi a prescindere da questo. Allora, siccome voglio farvi vedere gli elementi passo passo, ho smontato tutta la parte della cronografia e partiamo dal calibro solo tempo. Come vedete qui, ora abbiamo un movimento con ore e minuti centrali e poi piccoli secondi che sono posizionati ad ore 9, in sostanza è il calibro classico ruotato di 90 gradi. E questi vengono chiamati secondi continui proprio perché sono sempre in movimento, a differenza di quelli centrali che sono i secondi cronografici. Individuiamo qui la ruota secondi. Dunque, tale ruota ha un doppio perno, ovvero quello classico dal lato quadrante per la sfera secondi continui, però ha il perno lungo anche dal lato movimento e su tale perno viene innestata a pressione una ruota che prende il nome di ruota conduttrice. Si chiama ruota conduttrice perché è la ruota che trasmette la rotazione per quanto riguarda la parte della cronografia e come potete vedere è gemellata alla ruota dei secondi continui e si muove esattamente assieme ad essa. Ora veniamo all'indicazione dei secondi cronografici. Dunque, qui potete notare che la ruota di centro ha il perno cavo forato. Questo perché, in maniera coassiale ad essa, passa al suo interno un lungo e fine perno, che è proprio quello sul quale viene montata la sfera dei secondi centrali cronografici. Eccolo qui. E questa è appunto la ruota dei secondi centrali cronografici. Questa ruota dunque ha la funzione di mettersi in moto a richiesta dell'utilizzatore quando egli preme il tasto di start della cronografia. Dunque abbiamo visto la ruota conduttrice che è gemellata sulla ruota dei secondi continui e la ruota condotta che è quella dei secondi centrali. E queste due ruote debbono avere due caratteristiche fondamentali. La prima di ruotare entrambe nello stesso verso, orario ovviamente. E la seconda è quella di mantenere lo stesso rapporto di trasmissione, cioè ad ogni giro della ruota dei secondi continui deve corrispondere sempre un giro della ruota dei secondi centrali cronografici. Inoltre è necessario un sistema che possa attaccare e staccare questa trasmissione a richiesta dell'utente. A permettere tutto ciò vi è una terza ruota che si viene a trovare tra queste due, chiamata ruota oziosa. La ruota oziosa è montata su di un carrello basculante, incernierato su di una vite eccentrica. Il perché di questa vite eccentrica lo vedremo più avanti. Ora la consideriamo semplicemente come un fulcro di rotazione. Dunque, la ruota oziosa è sempre in costante ingranamento con la ruota conduttrice. Pertanto, in qualsiasi momento, queste due ruote girano sempre. A cronografo disinserito, dunque, la ruota oziosa ingranerà soltanto quella ruota conduttrice, ma nel momento in cui l'utilizzatore preme lo start della cronografia, avviene che tramite lo smistamento e i relativi leveraggi, in maniera istantanea, questo carrello venga ruotato attorno al suo fulcro, fino a farlo ingranare anche con la ruota dei secondi cronografici centrali, che verrà quindi trasmessa e si metterà in moto. In questa maniera partirà la misurazione e la sfera dei secondi cronografici si muoverà di pari passo rispetto a quella dei secondi continui. Allo stesso modo, nel momento in cui viene premuto nuovamente il pulsante, avviene lo stop della cronografia e non succede altro che lo stacco della ruota oziosa dai secondi centrali. Quindi il carrello basculante si sposta verso sinistra disimpegnando la ruota centrale. In questo momento i secondi cronografici sono fermi nella posizione in cui si trovavano nel momento in cui è stata stoppata la cronografia. A questo punto vediamo come funziona il reset, cioè l'azzeramento della cronografia. E questa in realtà è la vera e propria funzione che caratterizza il cronografo, in quanto già nel 1700 esistevano degli orologi, chiaramente da tasca all'epoca, dotati di una sfera supplementare per una misurazione indipendente, che poteva essere innestata e stoppata a richiesta dell'utilizzatore, però non vi era la possibilità di portarla a zero e quindi non erano identificati come dei veri e propri cronografi. Dunque, la ruota dei secondi cronografici centrali, come potete vedere nella parte superiore, ha montata una camma a forma di cuore, solidale ad essa, con la superficie costituita da una base, che è quella a minor distanza dal centro,
poi una punta che al contrario è la parte più lontana dal centro, e i fianchi che vanno a rastremarsi progressivamente. Quando si preme il pulsante cronografico dopo lo stop della cronografia per effettuare il reset, si va ad azionare il martello azzeratore, che è caricato da una molletta. Questo martello non è altro che una sorta di leva ricurva in acciaio incernierata in un fulcro, e alla sua base ha una superficie perfettamente piatta. Tale superficie interagisce con il profilo della camma cuore, costringendola a ruotare sul suo asse fino ad arrestarsi esattamente nel punto in cui si verrà a trovare più vicino al centro, ovvero alla base del cuore. Le superfici sia del piano del martello che quella della camma a cuore devono essere perfettamente lisce e lucidate, e l'operazione di azzeramento dei secondi è pressoché istantanea. E ora una curiosità: da che parte gira la sfera dei secondi durante l'azzeramento, ovvero torna indietro a ritroso fino allo zero oppure va avanti compiendo il giro fino allo zero? Bene, per capire questo dobbiamo vedere in quale posizione del cuore il martello andrà a colpire. Essendo la base del cuore corrispondente alla posizione in cui la sfera secondi si troverà a zero, è facile capire che la punta del cuore rappresenta il punto più lontano, ovvero i 30 secondi. Ebbene, se noi stoppiamo il cronografo prima dei 30 secondi e andiamo ad azzerare, allora il martello agirà sul primo fianco del cuore, facendolo ruotare in senso antiorario, e quindi la sfera dei secondi tornerà indietro a ritroso fino allo zero, chiaramente in maniera fulminea. A velocità reale è quasi impossibile notarlo. Se invece azzeriamo dopo i 30 secondi, il martello agirà sull'altro fianco del cuore, pertanto esso invece ruoterà in senso orario, e questo porterà la sfera secondi ad azzerarsi andando avanti, ovvero completando il giro. Ovviamente vi ricordo che quando io parlo dei versi orario e antiorario mi riferisco sempre al lato quadrante, pertanto quando osserviamo guardando il movimento tali versi risultano invertiti. E se noi azzeriamo con la sfera secondi esattamente al 30, cosa succede? Dunque, in questo caso il martello andrebbe a colpire esattamente la punta del cuore. In questa fase c'è il rischio dell'impuntamento, e per evitare ciò è stato studiato dagli orologiai di realizzare il piano del martello con un'inclinazione di 45 gradi, con la retta immaginaria che unisce il fulcro di rotazione del martello stesso con l'asse del cuore. In tal caso, scongiurato l'impuntamento, con l'azzeramento a 30 secondi esatti, il martello si troverebbe a lavorare sulla punta del cuore, facendolo ruotare in senso antiorario, quindi la sfera si azzera tornando indietro. Molto bene, dunque oggi abbiamo visto fondamentalmente come funziona una cronografia della tipologia chronostop, ovvero start, stop e reset senza sommatori dei minuti. E quindi abbiamo visto poi quelli che sono gli organi principali che compongono questa misurazione supplementare ed indipendente di un lasso di tempo a richiesta dell'utente. Poi nelle prossime puntate andremo a vedere altri elementi che sono un po' in secondo piano, ma comunque veramente fondamentali per la cronografia, e poi cominceremo anche con le trattazioni, come ho detto all'inizio, delle varie macro categorie e le varie differenze tra i tipi di smistamento della cronografia, il tipo di innesto, e poi andremo sempre più nello specifico, e quindi ce ne sarà veramente tanta tanta di carne al fuoco. Quindi state connessi e arrivederci alle prossime puntate. Ciao e grazie per la visione.